Benvenuti amici di androidworld.it per quella che spero sarà una delle prove più facili di sempre. Google Now, o meglio, ok Google, è arrivato in italiano e come vedete il nostro smartphone è pronto a rispondere ai nostri comandi senza nemmeno bisogno di toccarlo. Andiamo intanto a vedere com'è che si configura, come si fa ad abilitarlo. Qua in basso, scheda impostazioni, voce. Rilevamento di OK Google e da qui lo abilitate. Fin qui facilissimo, dovete avere l'ultima versione di Google Search per fare tutto questo, la 3.5, la trovate casomai sul nostro sito www.androidworld.it e dovrete avere anche l'ultima versione di Google Play Services, che però si dovrebbe essere ormai già aggiornato automaticamente. Non importa un launcher particolare, in questo caso io sto usando Nova Launcher che è compatibile con OK Google. Con riconoscimento vocale, ma in realtà funziona correttamente anche sui launcher di LG, di Samsung, ovviamente sul Google Now Launcher. Insomma, il vero prerequisito è appunto Google Search e Google Play Services. Vedete che io non ho detto proprio la fatidica parola, ma lui si è avviato lo stesso. Ok, allora, abbiamo la possibilità di comandare il nostro smartphone con la voce, viene naturale chiedersi cosa possiamo farci. Sostanzialmente esistono due grandi tipi di interazione, una che ci permette di interagire col telefono e quindi con le app in esso installate e l'altro con Google stesso, insomma con la ricerca. Facciamo un esempio abbastanza banale. Ok Google, cerca ristoranti. Ok Google, ristoranti. Ok, avete visto la differenza tra questi due modi di utilizzare il servizio? Se io antepongo la parola cerca, lui cerca i contenuti che si trovano, prima di tutto, se possibile, vicino a me. Se invece dico semplicemente la parola da cercare, lui mi ricerca quella parola stessa. Quindi se io dico cerca ristoranti, mi propone i ristoranti che stanno vicino a me. Se dico solo ristoranti, avremo una normale ricerca Google per la parola ristoranti stessa. Facciamo un altro esempio. Ok Google, apri Carmageddon. L'ho scandita forse troppo io. In ogni caso, lui ha trovato che su Google Play esiste un'app che si chiama Karma. Sul mio dispositivo, però, è installato Carmageddon e io volevo giocare, quindi riproviamo. Ok, Google, apri Carmageddon. Ok, Google, apri Carmageddon. Ok, come vedete alla fine siamo riusciti a fargliela capire, se ci sono delle app installate, lui apre esattamente quell'app, ma il comando apri non si limita soltanto ad applicazioni presenti sul dispositivo. Per esempio, ok Google, apri repubblica.it. Ok Google, apri repubblica.it. E come vedete in questo caso c'è l'apertura di una pagina web, ovviamente la facilità con cui lui la capisce dipende anche dalla facilità di riconoscere in italiano il nome di un sito, cosa che non è sempre troppo banale. Possiamo poi interagire in tutta una serie di modi con promemoria, sveglie, appunti, per esempio ok Google, prendi appunti, saluta i lettori. Ok Google, prendi appunti, saluta i lettori. E come vedete in questo caso lui salva una nota, oppure se noi volevamo dire prendi appunti potevamo usare scrivi nota. Ok Google, svegliami tra 5 minuti. Stranamente ha capito solamente svegliami. Comunque, ok Google. Sveglia tra 10 minuti. E come vedete lui imposta un allarme esattamente per il tempo che gli avevo prefissato io. Possiamo utilizzare questa cosa anche per creare un appuntamento, per esempio, ok Google, crea evento.
Allora, se noi non forniamo informazioni, diciamo, addizionali, lui ci chiede appunto di completarle. Come vedete, compaiono un po' tutte queste schede. Se vogliamo appunto completarle, continuiamo in calendar in questo caso. Nel caso della sveglia, abbiamo proposto Timely o insomma qualunque altra app avessimo dedicata alle sveglie. In linea di massima, appunto, l'interazione può essere in parte touch, in parte vocale, a seconda del caso. Altre app, per esempio, possono essere quelle musicali. Ok, Google, ascolta Iron Maiden. Al di là della sua pronuncia, che forse riesce a essere ancora peggiore della mia, ok, Google, mappa di Firenze. Ed ecco appunto una mappa di Firenze, ma mettiamo caso che noi volessimo andare da un'altra parte. Ok, Google, naviga fino a Milano. E anche qui, come vedete, se lo lasciamo andare, lui fa partire subito la navigazione, ci chiede con cosa completarlo. Il comportamento è sempre un po' lo stesso, no? Quando c'è da interagire con più di un'app, compare la classica finestra di dialogo che ci dice cosa devo fare sostanzialmente. Non bastano però i mezzi di terra. Ok, Google, voli Firenze-Barcellona. Queste sono insomma schede abbastanza, a parte dei link sponsorizzati, come vedete, che forniscono informazioni più in basso, dove è possibile poi cambiare gli orari di partenza e di arrivo, quindi è richiesta appunto in questo tipo di schede un pochino più di interazione da parte nostra. Comunque, effettivamente, se ci fate caso, in questa maniera abbiamo un'idea, insomma, abbastanza immediata di quanto possono costare, per esempio, in delle date scelte, devo dire, effettivamente abbastanza a caso. Volare da Firenze a Barcellona. Non solo. Ok, Google, 8x8. Oddio, è riuscito a interpretarla incredibilmente tutta attaccata. Ok, Google, 8x8. Nonostante, ecco, adesso l'abbia scritta giusta, comunque il concetto è che dovrebbe essere in grado di fare operazioni matematiche. Ci riprovo un'ultima volta, vediamo cambiando numero. Ok, Google, 4x3. Nulla. Ok, Google, 4x3. Questa volta ce l'ha fatta. Come vedete, bisogna scandire bene, magari fare anche delle piccole pause. La calcolatrice che compare poi è del tutto interattiva e potete usarla un po' come volete, come una normale calcolatrice. Andiamo avanti. Per esempio, dicevo prima dell'interazione invece un pochino più vocale. Ok, Google, quanti anni ha Scarlett Johansson? Ok, si è impalato subito. Ok, Google, quanti anni ha Scarlett Johansson? Ok, Google, quanti anni ha Scarlett Johansson? Ok Google, quanto è alta? Come vedete, in questo caso è possibile formare appunto una specie di proprio dialogo con la voce, perché lui ha capito che avevamo cercato Scarlett in precedenza e la domanda posta successivamente viene in pratica automaticamente completata con riferimento all'attrice stessa. Non bastano però appunto le informazioni sui personaggi famosi. Google è molto ferrato con il cinema. Per esempio, ok Google, chi ha prodotto Batman? Ok Google, chi ha prodotto Batman? Eccolo qua. Ok Google, cos'è il gatto di Schrödinger? Ora, al di là delle sue pronunce, come vedete, quando c'è del contenuto su Wikipedia, solitamente riesce a darci delle informazioni piuttosto attendibili. Su alcune cose, stupidamente, non risponde. Facciamo un paio di esempi banali. Ok, Google, che tempo fa? E
E qui abbiamo il meteo di Firenze con, come vedete, anche previsioni orarie. Però se noi gli diciamo, ok Google, che ore sono a Firenze? A Firenze l'ha completamente ignorato, ma comunque la risposta alla domanda che ore sono, vedete appunto che non ci dà risposta. Ok Google, pioverà domani? Come vedete appunto sul meteo è abbastanza ferrato. Ok Google, la popolazione della Cina? Ok Google, la popolazione della Cina? 1,351 miliardi, 2 Insomma, milioni come avete capito per tutte quelle informazioni che facciano un po' parte del knowledge graph di Google, si riesce nella maggior parte dei casi ad ottenere delle buone risposte. Dipende tutto intanto dalla qualità della pronuncia, dalla silenziosità dell'ambiente, dalla qualità anche della rete, perché comunque sono tutte risposte che vanno interpretate, online, quindi, i fattori sono molteplici. Adesso siamo in un ambiente protetto, fra virgolette, al chiuso e come avete visto qualche problemino ogni tanto c'è stato. Quindi immaginatevi poi in un ambiente più affollato che la cosa possa diventare ancora più problematica. Prima di lasciarvi voglio rispondere a una domanda che in molti si saranno posti: che succede se ho tanti begli smartphone tutti pronti ad obbedire ai miei ordini? Ok, Google. Tre smartphone ai miei ordini in un colpo solo, un sogno. Un saluto a tutti da Nicola Ligas per AndroidWorld.it.